Ciao a tutti ragazzi, lei è Ari. È E lui è Ivan. vero che quando dico lei indico un PC, ma non è il PC, è più Io sotto, indico il eh. Ecco, lampadario. perfetto, perfetto, va bene. Allora, eccoci qua, ma soprattutto siamo tornati su Twitch, quindi ogni lunedì finalmente lo possiamo dire, non è più una cosa che diciamo al futuro, ma ogni lunedì ci trovate in diretta Ufficialmente. su Twitch. Che bello, ci era mancato tanto, vero Ari? È vero, sì. È bello, è Era da bello. tempo che dicevamo di tornare, ma poi tra una cosa e l'altra, ma adesso torneremo davvero ufficialmente su Twitch, su YouTube, su in fieri. Dappertutto, adesso siamo anche su TikTok, quindi veramente siamo operativi al 100%. Allora, una cosa divertente è accaduta. Qualche Sì. settimana fa abbiamo visto un video per Halloween Sì? in cui c'era questo gruppo che era un po' sparito, no? Cioè. Scusami. Sì, in realtà noi pensavamo fosse, cioè non sapevamo dove fossero, perché noi abbiamo Esatto. visto il video 2 anni in ritardo Sì, un pochino. e dicevamo, ma non abbiamo più sentito parlare di loro, magari è uno di quei gruppi che è finito nel dimenticatoio e non sono più tornati. Invece no, sarebbero uscite pochi giorni dopo, Ma hanno infatti è tipo. uscito il mese Ma hanno video. annunciato il comeback tipo il giorno dopo che ne abbiamo parlato noi, una cosa Sì, simile. sì. È pazzesca sta roba qua. Esatto, quindi il video è uscito Ok. e non ha, purtroppo le Nature sono uno di quei gruppi che appunto ad ogni comeback calano sempre di più e Ah, quindi ok. forse l'agenzia sta cercando un po' dei modi per riportarle su, perché il comeback precedente era diventato un po' virale, ma non per le ragioni Non migliori, diciamo, positivamente. perché aveva una coreografia un po'. Un po' pacco. Quindi siamo curiosi di vedere questo ultimo singolo che è uscito, perché sono un gruppo che abbiamo appena scoperto e hanno fatto un comeback proprio per noi, praticamente. Ari, magari li portiamo bene a ste ragazze, chi lo sa? Ah, Cioè, magari ne sì, abbiamo chi parlato lo e hanno sa? annunciato il comeback e magari adesso diventa un comeback che esplode, chi lo sa? Chi lo sa? Allora, andiamo a vedere questo loro ritorno dal titolo Limbo. Limbo, È un un po' gioco. Dove si trovano loro, forse, in questo limbo per capire un po' come uscirne in maniera un po' migliore, chi lo sa? Vediamo se ne escono. Vediamo un po'. Dai, ci andiamo a vedere Limbo. Parte bene. Beh, tecnicamente mi sembra di ottimo livello. Sì, anche la qualità mi sembra ottima, la qualità Esatto. del video proprio. Sì. Ma dice Limbo o Mimmo? Sembra quasi che dica Mimmo. Devo inquadrarle ancora a livello di stile queste ragazze, perché. Però non inizia male, C'è un po' di vibe halloweeniano sì. anche qua, eh? È vero, è vero. Ah, questo limbo! Vabbè, ci sta, è giusto. Ok. È cambiata totalmente la canzone, no? È cambiato tutto. Tu non mi vedi, ma dovresti vedere come sto ballando. Io ti vedo, Ah, mi tu devi vedi? vedere Aia. me. Shaky, shaky. Mio punto di vista lo dico alla fine, eh? Voglio tenermi per ora. Io mi immagino le ragazze che questa. Come fanno a stare in equilibrio così? No, io me lo immagino quando gli hanno proposto di fare quella cosa lì nella coreografia. Siete seri? Limboli, limboli, limboli. È Oh, già ma il entrata tinto in in testa, testa, eh sì. è vero? Qua Ma qua un altro le cambio station così. volano. Limbo, limbo, li. Quinto Limbo, mini. No, limbo. terzo mini album. Ormai l'ho imparata. Sarà il tormentone della mia serata, ovviamente. Va bene, finito, finito, finito ufficialmente. Limbo, Dimmi la tua, Ari, limbo, limbo. perché. Vai, Ma vai. è una canzone gioiosa, ci sta. Cioè, non, il Brava. ritornello non, cioè, non te lo aspetteresti quasi. Ecco, se devo dire la mia, è una canzone che sta al limite, proprio il confine tra una canzone K-pop classica Sì, e una canzone trash. è vero, è proprio in È proprio quella, qua in alla mezzo. metà, è vero, hai ragione, prende le sonorità un po' più K-pop, adesso siamo più abituati a questo,
pop realmente, sì. Più, senza il K davanti, quindi un pop un po' più internazionale, mentre qua va proprio a riprendere le sonorità classiche del K-pop, che sono un po' più giocose, possiamo dire così, sì, sì. Hanno sonorità più giocose e gioviali. Però ti voglio dire la mia, sono piacevolmente colpito. Brava, cioè secondo me raggiunge il suo scopo, non vuole diventare una canzone iperfiga, ma vuole essere una canzone che ti entra in testa e lo fa. E secondo me, allora, video bello. Sì, cioè ha fatto 80.000 views in mezza settimana, quindi non ti aspettesti un budget altissimo, però no, infatti. Però mi sembra che a livello di qualità non va a perdere nulla rispetto ad altri gruppi. Esattamente, anzi c'è una qualità in alcuni casi superiore ad altri gruppi con magari più soldi e con case discografiche diciamo anche più grandi. Sotto il punto di vista di video mi ha piacevolmente colpito, come ti dicevo. Loro mi sono piaciute, cosa ti devo dire? A parte ci sono un paio di pezzi della canzone che sembra un po' Sagra della Porchetta o cose così, no? Sì. Però ci sta. Diciamo che le ragazze, cioè magari sono io che penso un po' oltre, magari non è assolutamente così, non gli frega proprio niente. Però mi sembra un po', cioè mi dispiace un po' da una parte per queste ragazze, perché non hanno mai avuto quel momento di davvero fama, se non per altre ragioni, tipo magari per il music video che avevamo visto ad Halloween, era appunto proprio il concept, il fatto che c'era censurato, non censurato. Per Rika Rika era magari la coreografia assurda e il concept, diciamo. E anche qua diciamo che hanno cercato di inserire alcuni elementi un po' trash, sì. Trash intenti a diventare virali proprio per cogliere un po' di pubblico, quindi non è mai, non sono mai loro le protagoniste quasi. È vero. E quindi però per questa cosa un po' mi dispiace, però sì, perché peccato, sono valide, sono brave. Esatto, perché la musica non è male. A volte vedi dei gruppi o senti canzoni che dici ma perché hai fatto questa cosa, no, tra virgolette. Invece loro secondo me sono forti, devono trovare probabilmente la loro dimensione. È anche vero che siamo già al terzo mini album, c'è un po' quell'idea brutta del o va o va, cioè non lo so, secondo me sono arrivate un po' magari a un limite di tempo, speriamo di no, vediamo cosa succede, perché sono braline. Anzi, secondo me se avessero messo più ingredienti trash avrebbe avuto più successo ancora, in questo comeback avrebbe avuto una linea. Da una parte mi dispiace un po' per loro, perché quando uno fa il training non pensa, che non immagina di finire a fare questo tipo di concept. Chiaro. E io immagino anche loro, magari hanno fatto anni di training nel ballo, ti danno la coreografia in cui devi fare il limbo. Sì, un po' magari sì. Ma anche no. Però può funzionare, cioè nel senso, una volta che raggiungi comunque il tuo scopo, puoi mostrare le tue doti e le tue capacità, quindi magari potevano anche addirittura esagerare un po' col trash qua. Sì, forse sì, a sto punto sì. Comunque va bene ragazzi, diteci la vostra, secondo noi alla fine è una canzone accettabile, che io se la trovo la ascolto ancora volentieri, ti dico la verità. Limbo 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 lì mi è entrato in testa e ormai non se ne va. Diteci cosa ne pensate, aspettiamo di sapere la vostra, e ricordatevi che se volete dire la vostra sui video che escono, ma in questo caso proprio in diretta mentre noi li andiamo a vedere, vi aspettiamo tutti lunedì sera su Twitch, perché insieme vedremo i video più forti del periodo, i più divertenti, le coreografie più fighe, tutto quanto. Quindi non mancate su Twitch, commentate qui su YouTube e ci vediamo presto. Ciao a tutti!